con in primo piano il carro ferroviario della vergogna, usato dai nazisti e dai fascisti per deportare come bestie nei campi di concentramento di tutta Europa migliaia di italiani, tra ebrei, militari e dissidenti. È stata inaugurata a Salerno, al Museo dello Sbarco, la sezione dedicata alla Shoah in Campania, nell'ambito della quarta edizione di Memorie, che promossa dalla Onlus Ali e dalla Fondazione Valenzi, con il patrocinio della comunità ebraica di Napoli, intende tenere accesa la fiamma del ricordo delle vittime dell'Olocausto. È un momento importante perché servirà a ricordare le 40 vittime della Shoah in Campania e soprattutto sarà un momento di ricongiunzione ideale con altre pagine della storia della Shoah in Campania, quella di Campania e quella della vicina Altavilla Silentina. Certo, in questo modo ricordiamo anche il dolore di coloro che sono stati trucidati a vario titolo, ma soprattutto costruiamo un altro presente e un altro futuro. Grazie anche ai sopravvissuti, come ci ricorda Marika, la vedova di Shlomo Venezia, che ci ha raccontato gli orrori di Auschwitz. Io adesso vedo dietro le mie spalle questo vagone e mi riporta in mente i racconti di mio marito, tremendi per il viaggio che lui ha fatto. I giovani devono vedere, deve essere loro spiegato che cos'è, specialmente finché ancora c'è qualcuno che può testimoniare.